Hello! Dopo 100.000 anni finalmente riprendo a girare video. Non ne giro da un sacco di tempo, credo che oggi ne girerò due diversi perché mi sento dell'umore adatto e se non lo faccio oggi non lo faccio più. Chi mi segue sa già che mi sono iscritta in palestra, per cui adesso oltre al lavoro vado almeno 3-4 volte alla settimana in palestra. E ciò significa che se ho il turno di pomeriggio vado di mattina, se ho il turno di mattina vado di pomeriggio, per cui l'unico tempo che ho per girare video è di sera, ma di sera la luce è pessima, cioè adesso è giorno e la luce fa schifo lo stesso, quindi figurarsi di sera. Per cui siccome sto accumulando roba da un sacco di tempo, questo sarà un video haul vario, non di abbigliamento e accessori, perché quello lo girerò dopo. Quindi credo che questo lo caricherò per primo, l'altro prima o poi. Quindi, per stringere il discorso, vi faccio vedere cosa ho comprato come cose varie e generali. Ho comprato un sacco di cose per la palestra, alcune già le avevo prese mesi fa, è inutile che ve le faccio vedere, maglie, pantaloni, comunque roba che si usa in palestra, ma ho comprato ieri da Poundland, tanto carina, è una cuffia per la doccia, perché faccio lo shampoo non ogni giorno, e quindi comunque per evitare che l'acqua mi vada nei capelli, ho preso questa cuffietta con le facce di Minnie per solo un pound. Sempre da Poundland ho preso, dato che mi scoccia portarmi la spugna che poi si inzuppa eccetera, questi guanti spugnosi che userò appunto al posto della spugna. I colori sono sfalsati ovviamente, comunque rosa e lilla, e questi occupano poco spazio, sono utili. Poi ho preso delle cose per la casa che ovviamente non mi interessano, però casa mia è ovviamente un po', non so come si dice, impersonale forse, nel senso io vivo con altre due persone, ma non gliene frega niente a nessuno della casa, per cui sto provando a prendere delle cose per la cucina per darle un tocco di colore. E quindi ho preso le tovagliette classiche, quelle per asciugare le mani o per asciugare le pentole eccetera, ce n'è un'altra a righe che in questo momento è in cucina, queste le ho prese da Primark, e ieri ho preso sempre da Poundland una cosa bellissima, mi piace tantissimo la fantasia, il guanto da forno, che ovviamente noi non usiamo per il forno, quello che si usa normalmente per quando le pentole sono calde, questo con le matriosche, perché in questo momento ne abbiamo uno che è vecchio e rovinato, quindi questo è carino ed è costato solo un pound. Poi l'altro giorno mi sono decisa, dopo un anno, ad andare da Ikea. Sono andata da Ikea, solo che alla fin fine, appunto, non avendo una casa mia, non è che posso riempirmi la stanza di cavolate come al solito, per cui ho preso solamente tre cose inutilissime, ovviamente. Questa lanterna, allora, queste lanterne dell'Ikea mi piacevano da tantissimo tempo, ma non le avevo mai prese. E c'erano di tanti colori, e ero indecisa se prendere questa rosa o prenderne una turchese. Alla fine ho preso quella rosa, però anche quella turchese non era male. E queste si aprono così e ci si mette la candelina dentro. Credo di averla pagata 3 pound, forse 3 pound. E ho preso le candeline da metterci dentro, solo che avevo già delle altre candele con un'altra profumazione. Chi le accende mai? Ovviamente non è che mi metto ad accendere candele, però queste qua sono le mie preferite, le Tindra, forse Tindra è il nome, comunque queste sono mango, pesca e odore di summertime, comunque le amo, sono le mie preferite di sempre, a casa a Catania ho anche la candela quella grande, con questa fragranza che mi piace tantissimo e mi ricorda l'estate. Ve l'ho già detto, ok? E poi ho preso questo specchio, che va bene, comunque è ancora sigillato. E questo ho visto che è molto famoso su YouTube. Comunque è lo specchio classico, quello che ingrandisce anche, e che ha il bastone lungo. Comunque dovrei sistemare un po' la mia scrivania, perché questo qua non lo posso mettere dove tengo l'altro specchio, ok? Poi ho preso una cosa, allora qua c'è un negozio di cartoleria varia ed accessori che si chiama Paper Chase e vende cose bellissime, e poco più di un mese fa ho deciso di ricominciare a scrivere, però senza scadenze fisse, senza data eccetera eccetera, e quindi ho comprato questo fantastico e stupendo
quaderno diario con le righe e alla copertina ricoperta da plastica con questi animali, questi personaggi, ed è tutto glitteroso rosa ed è stupendo, è proprio stupendo. E questo lo sto usando, carino, e questo lo sto usando per scriverci un po' i miei pensieri, tutte queste cose qua. E siccome io sono un po' fissata con queste cose, ho detto: scusa, ma compro un diario e dovrei usare una delle penne vecchie che ho? No, per cui ho comprato, ta-dam, sempre lì, questa penna di tanti colori. E poi ho comprato dei colori a spirito che uso per sottolineare e tutto. E quindi questo qua è tanto carino e mi piace tantissimo e lo sto usando, sì. Poi ho preso da Tiger, ecco, Tiger è un altro negozio, non so che c'è anche in Italia, non so in quali città, Milano, Torino, Firenze, non so. Comunque ho preso da Tiger una cosa e avrei voluto prenderne milioni, però insomma fa così, non ho una casa, ripeto. E ho preso l'infusore per il tè, che qua sembra azzurro ma in realtà è verde, e io ho a casa un tè ginger and lemon di quelli sfusi, quindi comunque questo mi sarà utile in inverno per bere quel tipo di tè, ed è carino. Sì. Poi ho preso da H&M, c'era, cioè, vedi, cose inutili e vecchi come il cucco, perché questi sono credo dell'anno scorso, un pacco da 10 cerotti in stile messicano tradizionale, tipo tattoo, ste robe qua, questi cerotti che erano a un pound e sono quelli fashion against AIDS, use a condom, ok, comunque quelli, i soldi andranno in beneficenza da qualche parte. Comunque carini. Poi ho preso da Primark tada! Bandierine da appendere al soffitto, festaiole con cupcake e puà, perché sì, qualcuno mi ha detto che la stanza rispecchia chi tu sia, io vorrei una stanza all'orientale zen e shabby chic, invece ho una stanza piena di cupcake, quindi. Ed a proposito di cupcake, al charity shop, non so se vi ho mai parlato dei charity shop. I charity shop qui a Londra, in Inghilterra, sono dei negozi che vendono vestiti e oggetti, accessori, eccetera, che le persone danno quando, la classica raccolta dei poveri, diciamo, e loro li rivendono. E tutto il ricavato va alle associazioni benefiche, agli ospedali e quant'altro. E si trovano tante cose carine, di seconda mano, per me che sono un'appassionata dell'usato, è il posto ideale. Ho preso questo, che credo, suppongo sia un porta orecchini, credo. Io lo userò, non so se lo userò come porta orecchini, però è carino. 50 centesimi forse? Un pound? Un pound. Tanto carino. È sempre al charity shop, secondo me questa sta diventando una tradizione, perché già ne ho trovati tre. Non credo di averne mai parlato sul mio blog, comunque io ho collezionato... Oh no, cavolo, sono di edizioni diverse! Io ho collezionato per tanto tempo, per tanti anni, i libri delle ragazzine Mondadori. E io lo dico in siciliano, io mi addannavo, nel senso... mi faceva rabbia il fatto che alcuni di essi fossero veramente molto divertenti e pubblicati in Italia come ragazzine Mondadori risultavano essere magari delle schifezze o dei libri per immaturi, eccetera eccetera. E c'è la saga della mia preferita, che è Georgia Nicholson, la scrittrice si chiama Louise Rennison ed è una scrittrice per ragazzi, e ha fatto questa saga di libri la cui protagonista è Georgia Nicholson, e io li ho letti tutti e proprio rido tantissimo quando li leggo, sono veramente divertenti. Quindi adesso che li ho trovati in inglese, perché lei è proprio inglese, li sto comprando sempre al charity shop, un pound, 50 centesimi, finora ne ho trovati tre, credo ce ne siano altri tre o quattro, e quindi la tradizione sarebbe lo scovarli proprio nei charity shop e non il cercarli in libreria. Però adesso sto vedendo che questo è di un'altra edizione un po' più piccolo, ma
chi se ne frega? Alla fin fine, non me ne frega. E questi hanno tante parole, un po', credo, in slang, però, cioè, conoscendo già la versione italiana, magari mi verrà più semplice tradurli. Ho già finito, cavolo! Allora potevo farvi quello del vestiario e degli accessori insieme. Lo faccio? No, non lo faccio, poi verrebbe troppo lungo, va bene? Quindi, infine, ho comprato queste. Okay. Ovviamente le ragazze con i capelli lunghi soprattutto, o quelle che hanno il ciuffo eccetera, sapranno quanto utili sono. Avevo già veramente delle bobby pins ovviamente, ma si sa che vengono perse nel buco nero delle forcine, e quindi ho preso questo qua, un pound tutta questa, 350 un pound, cavolo, io di solito avevo trovato quelli là tipo 20, 30 un pound o un euro da H&M così, ma 350 mi sembra ok. E quindi basta, finalmente, cioè sto accumulando questa roba da un mare di tempo, per cui finalmente ce l'ho fatta, adesso posso iniziare a sistemare tutto, perché era tutto una valanga di buste qui, quindi adesso metterò tutto al proprio posto. E adesso giro quello dell'abbigliamento e degli accessori, intanto carico questo. L'altro lo vedrete, credo, la settimana prossima, perché sapete che io non posto proprio molto di frequente, forse un giorno inizierò a fare video, va bene, insomma, sempre le solite cose dico, quindi ciao, ci vediamo prima o poi.